sull'analisi dei tipi fondamentali del linguaggio. Quindi rispetto alle cose che ci siamo detti nelle lezioni scorse, abbiamo detto che per cominciare a realizzare i nostri algoritmi abbiamo bisogno di un linguaggio di programmazione, useremo un linguaggio di programmazione ad alto livello, quindi orientato all'utente e non orientato alla macchina. Bene, abbiamo bisogno con questo linguaggio di rappresentare le informazioni, cioè poter usare con la metafora del modello carta e penna un posto dove annotare i nostri dati e recuperarli quando ci servono. Quindi abbiamo visto nelle lezioni scorse come rappresentare i dati all'interno del nostro sistema di calcolo, abbiamo visto la rappresentazione interna, cioè quella a livello di registro, e abbiamo visto la rappresentazione a più alto livello, cioè quali sono i tipi di informazioni che trattiamo. Abbiamo essenzialmente visto i tipi di dati elementari che il linguaggio già ci mette a disposizione, che sono il tipo intero, il tipo reale, il tipo carattere, e poi abbiamo introdotto questo particolare tipo nuovo, che è il tipo logico, che ci consente di utilizzare le espressioni logiche, cioè di legare insieme delle espressioni di tipo aritmetico per stabilire delle condizioni logiche più articolate. Abbiamo fatto l'esempio di individuare se un certo valore è incluso in un intervallo, e per fare questo abbiamo legato due condizioni logiche: il fatto che la variabile x è inclusa nell'intervallo AB la si può verificare accertando che x è maggiore o uguale di a e contemporaneamente x deve essere minore o uguale di b. Quindi abbiamo usato le espressioni logiche e i connettivi logici per rappresentare espressioni logiche più complesse. Quindi, completata l'analisi dei tipi di informazione che devono essere rappresentati, adesso andiamo a esaminare quelle che sono le istruzioni, cioè che cosa possiamo fare su questi dati per poter realizzare il nostro algoritmo. Abbiamo già visto a livello generale che in un qualunque linguaggio ci servono tre tipi di costrutti fondamentalmente: il costrutto sequenza, che rappresenta le azioni elementari che noi facciamo sui dati, che come abbiamo visto sono essenzialmente operazioni di calcolo e assegnazione. E poi abbiamo i costrutti selettivi, quelli che ci permettono, in base a una condizione logica, di selezionare una o più istruzioni da eseguire. E poi abbiamo visto i costrutti ciclici, che sempre in base a una condizione logica ci permettono di eseguire più e più volte lo stesso gruppo di istruzioni. Bene, adesso andiamo a vedere nel linguaggio C++ come realizziamo queste cose, quindi essenzialmente quali sono le classi di istruzioni del linguaggio. Le classi di istruzioni del linguaggio C++, abbiamo detto, sono sequenziali, così come a livello di linguaggio macchina abbiamo visto il costrutto sequenza, così pure nel linguaggio C++ abbiamo i costrutti di tipo sequenziale, che possono essere statement semplici o statement composti. Che cosa vuol dire? All'interno del linguaggio le istruzioni vengono eseguite una di seguito all'altra nell'ordine in cui compaiono. Allora, uno statement semplice che cos'è? Un'istruzione: a uguale b più c. Ma io posso individuare anche un gruppo di istruzioni. Questo gruppo di istruzioni viene individuato mediante un marcatore, che nel caso del C++ è la parentesi graffa aperta, la parentesi graffa chiusa. Poi abbiamo le istruzioni condizionali, che sono il costrutto if, il costrutto switch, che vedremo un pochino più avanti. Poi abbiamo le istruzioni iterative, cioè sono quelle di tipo ciclico, e abbiamo tre costrutti che sono il while, il for e il do while, e tra un attimo le esamineremo. Allora, partiamo con gli statement semplici. Lo statement semplice, che vuol dire la singola istruzione,
Ragazzi, badate che la singola istruzione in un linguaggio ad alto livello non è la singola istruzione in linguaggio macchina. Se io scrivo A uguale B più C, questa istruzione che vedo come elementare in un linguaggio ad alto livello si traduce, come abbiamo visto, in molte istruzioni a livello di linguaggio macchina. Quindi parliamo di statement semplice, cioè di istruzione singola, ma con riferimento a un linguaggio ad alto livello. Queste possono essere assegnamento, espressione, chiamata a funzione. Allora, assegnamento o assegnazione è questa ad esempio. Quindi vedete, abbiamo x uguale meno 456. X uguale x più 1. Allora, qual è la differenza tra le prime due? Vedete, x uguale meno 456 prende il valore numerico meno 456 e lo va a scrivere in memoria all'indirizzo della variabile x. X uguale x più 1 richiede invece un lavoro un po' più complicato, perché prima vado in memoria all'indirizzo della variabile x, prendo questo valore, lo metto nell'unità aritmetico, logico-aritmetica, ci sommo il valore 1, questo valore così ottenuto lo vado a mettere in memoria all'indirizzo della variabile x. Allora, più in generale, quando abbiamo un'istruzione di assegnazione, di calcolo e assegnazione come questa, tutto quello che sta nella parte destra è il calcolo che il mio esecutore deve fare. Questa si chiama, abbiamo detto, una espressione. L'espressione che cos'è? L'abbiamo già visto anche con riferimento all'algebra tradizionale. Io ho una sequenza di costanti numeriche, costanti simboliche o di letterali, cioè di variabili, legate insieme dagli operatori dell'algebra. Una volta che ho dato valore a tutte le variabili che compaiono in questa espressione, ne posso calcolare il valore. Una volta che ho calcolato il valore, questo numero lo vado a scrivere in memoria all'indirizzo della variabile che si trova nella parte sinistra. Quindi, in una istruzione di calcolo e assegnazione, abbiamo l'operatore di assegnazione che valuta l'espressione, questo valore numerico viene caricato nella variabile che si trova a sinistra. Questo fatto che l'espressione si trova sempre a destra e la variabile si trova sempre a sinistra è una regola del linguaggio. Cioè, io scrivo ora, questa roba è corretta nel linguaggio, non è corretto scrivere questo, perché questa espressione sarebbe priva di senso. Qua prendo il volo della variabile x, ma dove vado a metterlo? Questa roba non ha senso, questo è un altro valore numerico. Allora, nelle istruzioni di calcolo e assegnazione, a sinistra c'è sempre la variabile che sarà destinataria del valore, cioè quello che calcolo da questa parte lo vado a scrivere all'indirizzo di questa variabile, e a destra c'è sempre un'espressione. Allora, è un po' come dire che quando prendo quello che c'è a sinistra di questa istruzione, di una variabile ne considero sempre l'indirizzo. Quando invece una variabile compare a destra, della variabile ne considero sempre il valore, perché qua mi serve il valore per calcolare l'espressione, ma una volta che è calcolato lo vado a scrivere all'indirizzo della variabile. Più in generale, questo modo di fare ha portato nei test di informatica a considerare una variabile come un'entità che ha due valori sostanzialmente: l'indirizzo di memoria dove si trova la variabile, il contenuto, cioè il valore che c'è scritto dentro. Tipicamente il contenuto si chiama il write value, proprio perché quando la variabile compare a destra se ne considera il valore. L'indirizzo della variabile si chiama il left value, cioè il valore di sinistra, perché quando la variabile compare nell'istruzione di calcolo e assegnazione
e sta a sinistra, di questa variabile se ne prende sempre l'indirizzo. Quindi su tanti test di informatica troverete il termine right value di una variabile per indicare il valore di quella variabile, cioè quello che c'è scritto all'interno. Quando trovate scritto left value di una variabile, ne consideriamo invece l'indirizzo, cioè dove si trova in memoria. Questa è una chiamata a funzione. Ragazzi, voi siete abituati a usare le funzioni. Quando voi scrivete x uguale sen y, state dicendo calcola il seno della variabile y e assegnalo alla variabile x. Questa cosa compare identica in informatica, dove qui c'è una chiamata a funzione. Max parentesi xy è una funzione che, dati due valori, me ne calcola il valore massimo. Questo valore massimo viene restituito dalla funzione e questo valore massimo è scritto all'indirizzo della variabile z. Quindi possiamo dire, ad esempio in questo caso, che la funzione max è definita dove? Qual è il dominio di questa funzione? Usando proprio la stessa cosa che avete studiato in analisi. Se questa funzione lavora sui numeri interi, detto i, l'insieme dei numeri interi, questa funzione è definita su i al quadrato e a valori in i. Ciò significa che riceve in ingresso coppie di numeri interi, fa il suo lavoro, cioè trova il valore massimo tra questi due, questo è il valore restituito. Quindi ci aspettiamo in questo caso che la variabile z è di tipo intero, la funzione max restituisce un valore intero, questo valore intero è associato alla variabile z, cioè scritto in memoria all'indirizzo della variabile z. Allora notate che quando scriviamo questo int x, y, z, stiamo dicendo al compilatore: guarda, a me serve spazio per tre variabili di tipo intero. Vai in memoria e vedi dove c'è questo spazio. Il compilatore va in memoria, fa il solito lavoro, trova lo spazio e nella tabella dei simboli associa la variabile x, è di tipo intero, la mette in memoria all'indirizzo 1000. La variabile y è di tipo intero, la mette in memoria all'indirizzo 2000. La variabile z è di tipo intero, la mette in memoria, per esempio, all'indirizzo 3000. Questo è quello che fa il compilatore quando voi scrivete int x, y, z. Una volta che il compilatore ha fatto questo, quando si trova l'istruzione x uguale meno 456, il nostro esecutore sa esattamente quello che deve fare, perché prende questo valore numerico, vede x dove si trova, all'indirizzo 1000. Allora, tramite il bus e tutto quello che abbiamo visto dell'architettura del sistema, vado in memoria a questo indirizzo e ci scrive il valore meno 456. Ragazzi, questa istruzione la potrei eseguire senza aver scritto prima quello? Se il mio compilatore si trova improvvisamente l'istruzione a uguale 10, che cosa fa? Va in tabella dei simboli e dice dove sta, la vado a cercare. Non la trovo, che cosa volete che mi risponda? E dice: questa roba non so farla, perché è vero che questa è l'espressione numerica, il valore 10, lo devo andare a scrivere in memoria all'indirizzo della variabile a, ma la variabile a non compare qui dentro, quindi non so dove andarla a scrivere. Allora, se vi scordate di definire una variabile, il compilatore vi darà errore e vi dirà che a è una variabile non definita. Vi comparirà un bel segno rosso intorno a questa istruzione e vi dirà: non la so fare perché ho dimenticato di fare questo. Quindi, prima di usare una variabile,
questa variabile deve essere sempre definita. Ragazzi, badate che, questo lo vedremo meglio più avanti, nel linguaggio C++ ci sono due modalità per utilizzare le variabili. C'è da una parte la modalità dichiarazione, dall'altra parte c'è la modalità definizione. Allora, definire una variabile vuol dire vado in memoria, riservo spazio, scrivo questa variabile nella tabella dei simboli. Ma supponete che io dico la variabile A, qualcun altro l'ha allocata in memoria per me, però io non so dove si trova. Allora, se io dico semplicemente al mio compilatore, uso l'espressione extern int A, questa la vedremo con calma più avanti, ma questa espressione vuol dire guarda, la variabile A è una variabile di tipo intero, però io non so dove si trova esattamente in memoria perché l'ha definita qualcun altro per me. Questo qualcun altro chi può essere? Come vedremo più avanti, il nostro programma lo potremo organizzare in moduli diversi. Allora, una variabile può essere definita in un modulo, cioè allocata come in memoria e quindi inserita nella tabella dei simboli, ma utilizzata in un altro modulo. Allora, se io voglio utilizzare una variabile che è già stata definita in un altro modulo, se io scrivessi semplicemente così, il mio compilatore andrebbe ad allocare nuovamente questa variabile in memoria e quindi, come dire, avrei un duplicato. Se io voglio usare una variabile definita in un modulo diverso, io scrivo così. In questa maniera il mio compilatore dice va bene, questa è l'istruzione che devo fare, ma la variabile A dove si trova non lo so ancora. Secondo voi che cosa cambia a livello di linguaggio macchina? Se io dovessi tradurre questa roba in linguaggio macchina, che cosa farei? Per quello che abbiamo visto, per tradurre questa roba in linguaggio macchina, io dovrei fare un'istruzione di load 10, cioè significa prendi la costante numerica 10 e valla a mettere nell'accumulatore, e poi dovrei scrivere l'istruzione store A, cioè prendi questo valore e valla a mettere nella variabile A. Allora il compilatore genera queste due istruzioni, però questo operando me lo lascia indefinito. Quando più avanti io dirò nel mio programma guarda, la variabile A si trova in memoria all'indirizzo 5000, allora si andrà in questa istruzione che rimane segnata e si va a scrivere correttamente il valore l'indirizzo della variabile A qui dentro. Questa fase avviene in un secondo momento. Abbiamo detto che la fase di compilazione significa traduci tutte le istruzioni in linguaggio ad alto livello e in linguaggio macchina, però rimane ancora il dubbio su queste variabili qui. Non solo, ma anche questa istruzione è un'istruzione complicata da eseguire, perché mentre il mio compilatore sta compilando il programma, lui dice questa è la funzione max, potevo scrivere x uguale semi y, x uguale x l'esponenziale di y, ma io tutte queste funzioni non le ho scritte io, c'è qualcun altro che le ha scritte per me, così come sulla calcolatrice da tavola quando trovate il tastino sin, il tastino x, voi lo premete e c'è un codice che qualcun altro ha scritto per realizzare quell'operazione. Allora, per tradurre tutte queste istruzioni in linguaggio macchina bisogna andare a prendere anche il codice della funzione max, anche il codice della funzione esponenziale, anche il codice della funzione seno, che si trova scritto da qualche altra parte.
chi è che si occupa di mettere insieme tutti questi pezzi e generare l'eseguibile? Abbiamo detto che il compito viene svolto da un programma che si chiama linker. Quindi il compilatore traduce da linguaggio ad alto livello in linguaggio macchina, il linker mette insieme tutti i pezzi che mi servono, cioè il codice che ho scritto io, le funzioni delle librerie matematiche che voglio utilizzare, va nei vari moduli e va a vedere quali sono le variabili definite, vede a chi servono quelle variabili e rende definitivi gli indirizzi qui dentro e quindi genera una volta per tutte il linguaggio macchina. Ragazzi, queste cose le vedremo un po' più dettagliatamente andando avanti, adesso non voglio riempirvi di troppi concetti, però cominciate a ricordare che il processo di generazione del codice è fatto di tre fasi. La prima fase scrivo con un editor il mio programma, la seconda fase compilo ciascun modulo del mio programma traducendolo in linguaggio macchina, ovviamente rimangono delle cose appese. Questa funzione io non lo so dove sta scritta da qualche altra parte, bisogna prendere questo pezzo di codice e aggiungerlo al mio programma. Alcune variabili non so dove stanno perché possono essere esterne e stare all'interno di moduli diversi e quindi il linker si prende carico di mettere insieme tutti questi pezzi e generare l'eseguibile. Vi farò vedere queste cose con degli esempi quando cominceremo a scrivere dei progetti. Già in questa settimana, tra domani e dopodomani, vi farò io degli esempi di progetto, cioè una volta definito l'algoritmo, ci mettiamo insieme e scriviamo il codice per tradurre il nostro algoritmo in linguaggio macchina e provare ad eseguirlo. Allora, riassumendo, per quanto riguarda gli statement, abbiamo che uno statement può essere la dichiarazione delle variabili, un'istruzione di assegnazione, un'istruzione di calcolo assegnazione, una chiamata a funzione. Ragazzi, ogni statement si chiude con il punto e virgola, quindi se io dovessi fare il compito del compilatore, che cosa farei? Per ogni rigo mi vado a prendere tutta la sequenza di caratteri, dall'inizio del rigo fino al punto e virgola. Quando trovo il punto e virgola dico questo è la mia istruzione. Poi secondo voi il compilatore che fa? Qual è secondo voi il secondo passo che potrebbe fare? Ragazzi, un po' quando voi leggete una frase in italiano e vi viene detta ma questa frase è corretta, come fate a dire che questa frase è corretta? Pensateci un attimo, qual è la prima cosa che voi fate? Quando facevate l'analisi grammaticale a scuola, che facevate? Andavate a esaminare le singole parole che costituiscono la frase. Individuavate l'articolo, il sostantivo, il predicato verbale, il complemento. Quindi scomponevate la frase nelle sue parole fondamentali, cioè di una frase individuavate qual è il ruolo di ogni singola parola. Dopodiché, per verificare che è corretto, che cosa facevate? Individuato il soggetto, andavate a dire se l'articolo e il soggetto erano corretti rispetto genere, numero e caso, cioè usavate l'articolo corretto per individuare un sostantivo che poteva essere maschile o femminile, singolare o plurale. Poi il verbo concorda con il soggetto e così via. Allora il compilatore, ovviamente la frase nella lingua italiana è molto più complessa, c'è una grammatica molto più articolata. Qui il nostro compilatore, per capire se questa frase è corretta, che cosa fa?
va a individuare le parole chiave. Quindi questo simbolo rappresenta un operatore. Allora è chiaro che tutto quello che c'è da questa parte è il nome di una variabile, tutto quello che c'è da quest'altra parte è un'espressione. Dopodiché dice, allora, se questo è il nome di una variabile, questa variabile è presente nella tabella dei simboli? Se sì, va bene, se no, errore. Questa espressione non è corretta perché la variabile non è stata definita. Va a guardare l'espressione. Come fa a capire quali sono le variabili che stanno in quell'espressione? Prende tutta la sequenza di caratteri che stanno tra un operatore e un altro. Cioè, se io scrivessi così, il mio compilatore comincerebbe a dire, va bene, questo è tutto quello che devo guardare, che da inizio rigo fino a punto e virgola. Questo è l'operatore uguale, si chiama token, cioè è un simbolo che ha un significato specifico nel mio linguaggio. Allora, tutti i caratteri che stanno dall'inizio del paragrafo fino a qua rappresentano il nome di una variabile. Quindi questa variabile si chiama x underscore 1. Poi da questo operatore trovo quest'altro operatore che è un altro token. Allora tutto quello che sta da qui a qui, cioè tutti questi caratteri i, c, devono rappresentare il nome di un'altra variabile. Poi qua c'è il punto e virgola. Da questo operatore a questo punto e virgola, tutti questi caratteri che stanno scritti qua dentro devono rappresentare una variabile che si chiama d underscore 3. Allora, una volta che ha fatto questo, il mio compilatore cerca questi tre nomi di variabili nella tabella dei simboli e vede se li trova. Allora, se io qua volessi chiamare una variabile ppp-c, lo potrei fare secondo voi? È perché il compilatore non capisce più nulla, perché questo simbolo meno lo associerebbe a un altro token e quindi la variabile sarebbe, le variabili sarebbero p, p, p e poi c sarebbe un'altra variabile. Allora capite bene che esistono tutta una serie di regole che devono essere definite per i nomi delle variabili. In particolare i nomi delle variabili non possono contenere simboli che sono simboli del linguaggio. Una variabile non può contenere il carattere uguale, una variabile non può contenere simboli degli operatori numerici e così via. Tutte queste regole ve le farò vedere, sono poi molto semplici, ma è inutile che vi faccio un elenco adesso. Ma capite che esistono delle regole grammaticali che ci dicono come devono essere scritte le variabili, perché dovete sempre pensare che poi ci deve essere il nostro compilatore a capire che cosa si deve fare. Allora, quando il nostro compilatore legge questa sequenza di simboli qua, vede questi due simboli particolari che sono le parentesi tonde. Vedendo le parentesi tonde capisce che il max non è un nome di variabile ma è un nome di funzione, e andando a guardare con l'operatore virgola i simboli che stanno qui dentro capisce che questa è una funzione che riceve in ingresso due valori e mi deve produrre un risultato. Quindi il nostro compilatore usa un insieme di regole e ci dice se la frase che abbiamo scritto nel linguaggio C++ è una frase corretta oppure no. Beh, poi più o meno andando avanti raffineremo anche le regole della grammatica. Gli statement composti sono invece fatti da una sequenza di statement elementari che sono racchiuse tra parentesi graffe. Vedete, in questo caso io sto dicendo che il mio statement composto è fatto da tre statement elementari.
perché ci interessa marcare uno statement composto? In fondo, per il mio esecutore, lui comunque le istruzioni che stanno lì dentro le esegue una di seguito all'altra. Ma a noi interessa identificare uno statement composto perché, ora che andiamo a introdurre i costrutti selettivi, vedrete che lo statement composto è il modo di individuare un blocco di istruzioni che vanno, per esempio, in un costrutto condizionale, eseguite oppure no a seconda di una certa condizione logica. Quindi, per ora pigliatelo per buono, tra un attimo vedrete come lo statement composto è fondamentale per individuare nel mio codice gruppi di istruzioni che vanno eseguiti oppure no a seconda di determinate condizioni logiche. Allora, cominciamo con i costrutti selettivi. Allora, lo statement if else è usato per prendere decisioni all'interno di un programma. Quindi abbiamo due forme: l'if semplice e l'if con un blocco di istruzioni. Qual è la differenza? Quando l'istruzione da eseguire è una sola, no, io dico per esempio se A è maggiore di B, fai x uguale x più 10, altrimenti non fare niente. Quindi in questo caso il senso dell'istruzione è: allora, vedete, in questo caso, nell'eseguire il mio programma, quando il mio esecutore arriva a un costrutto di questo tipo, che cosa fa? L'esecuzione di questa istruzione è condizionata al fatto che questa condizione è vera oppure no. Allora, lui valuta se è vera questa condizione logica. Se la condizione logica è vera, fa questa istruzione, altrimenti non fa, la salta e continua in sequenza. Allora, quando l'istruzione è una sola è semplice, ma se io avessi una cosa di questo tipo, queste sono le istruzioni del mio programma e altre che ne vengono dopo. Io adesso voglio dire al mio esecutore: guarda, se A è maggiore di B, mi devi eseguire queste due istruzioni. Se non è vero, saltale e continua questa istruzione qua. Allora, se gliele scrivo così, lui che ne sa? Vede una condizione, poi vede queste istruzioni che sono tutte quante identiche come forma, e quindi che ne sa che deve eseguire una sola o le prime due o le prime tre? Allora, per dirgli qual è il blocco di istruzioni che deve seguire, uso lo statement composto, cioè parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa. Allora il mio esecutore non ha più dubbi: se la condizione è vera, vede qual è lo statement composto che deve seguire, fa queste due istruzioni. Se la condizione è falsa, salta direttamente qui e non esegue queste istruzioni. Allora, quando nel nostro costrutto if c'è una sola istruzione, possiamo evitare di mettere le parentesi. Ma se dobbiamo indicare più istruzioni che vanno eseguite, ragazzi, in mutua esclusione, cioè queste, o le faccio oppure no. Cioè non è che posso fare queste istruzioni, vengono eseguite se e solo se la condizione è vera, altrimenti no. Allora marco il blocco di istruzioni con la parentesi graffa aperta e la parentesi graffa chiusa.
ovviamente è anche lecito sintatticamente scrivere così, cioè posso mettere le parentesi anche se c'è un'istruzione sola, ma che però questo è ridondante. Posso evitarlo se c'è un'istruzione sola. Allora ragazzi, la regola è: se non ci metto le parentesi, per il compilatore questa è l'unica istruzione che va eseguita se la condizione è vera. Se metto le parentesi, esegue tutto il blocco di istruzioni. Se la condizione è vera, salta tutto il blocco se la condizione è falsa. Allora, questo è il caso più semplice, cioè ho un blocco di istruzioni che va eseguito oppure no, a seconda che una condizione logica è vera. Abbiamo visto però che io potrei avere gruppi di istruzioni che vanno eseguiti in mutua esclusione. Quando abbiamo fatto l'esempio delle equazioni di secondo grado, abbiamo calcolato il discriminante, poi abbiamo detto: se il discriminante è maggiore di 0, allora esegui tutta una serie di istruzioni e calcolami le radici reali dell'equazione. Ma se il discriminante è minore di 0, allora le soluzioni non esistono nel campo reale, calcola le soluzioni complesse coniugate. Quindi, a seconda che il discriminante è vero, è maggiore di 0, è maggiore da 0 o è minore di 0, faccio due cose completamente distinte. Se il mio linguaggio avesse solo questo costrutto qua, io potrei realizzare questo algoritmo. Cioè potrei scrivere ancora la soluzione per le equazioni di secondo grado. Ragazzi, per rispondere a questa domanda fate un passaggio indietro. Abbiamo detto che per il teorema di Bembe e Jacobini un linguaggio che possieda un costrutto sequenza, un solo costrutto selettivo e un solo costrutto ciclico può esprimere qualunque algoritmo purché questo esista. Allora è chiaro, dato che l'algoritmo per risolvere le equazioni di secondo grado ce l'abbiamo ben in testa ed esiste, se anche ho solo questo costrutto io devo poter essere in grado di esprimerlo. E come faccio? Qual è la sequenza logica di azioni? Allora, calcolo il discriminante D e qua ho tutte le istruzioni. Scriverò che dati coefficienti A, B e C, D è uguale a B2 meno 4 per A per C. Ho calcolato il discriminante. Adesso, se D è maggiore o uguale di 0, marco tutto un blocco di istruzioni e questo è il calcolo delle radici nel caso reale. Fatto questo, dovrei scrivere le istruzioni per calcolare le radici nel caso che il discriminante è minore di 0, cioè le radici complesse coniugate. Ma se io scrivo solo così, se questo è maggiore di 0 faccio questo calcolo, però se poi continuo in sequenza io farei anche l'altro pezzo, ma questo non deve essere. Allora, per evitare di farlo sono costretto a scrivere un altro costrutto if, parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa, tutto il blocco di istruzioni per calcolare il discriminante nel caso delle soluzioni complesse coniugate. Allora vedete, io questa cosa l'ho fatta lo stesso, però sono stato costretto ad utilizzare due volte il costrutto if. In questo caso c'è la condizione maggiore o uguale di 0, ma notate che questa condizione è esattamente il negato di questa. Però se il mio linguaggio c'ha solo questo, c'è poco da fare, devo scrivere così. I progettisti dei linguaggi hanno detto: ma perché fare questa cosa che è così ridondante? Facciamo un unico costrutto che si chiama if else. In inglese la parola else vuol dire altrimenti. La sintassi è: se la condizione è vera fai questo,
altrimenti fai quest'altro. Allora, vedete, al posto di ripetere questa condizione, che è banalmente il negato di questa, io ci metto la parolina chiave else. Allora, se è vero fai questo, altrimenti fai quest'altro. Ragazzi, questi due blocchi di istruzioni vengono eseguiti in mutua esclusione, cioè non possono mai essere eseguiti tutti e due, perché se la condizione è vera fai questo, se non è vera fai quest'altro. Quindi si dice che in un costrutto if-else i blocchi sono eseguiti in mutua esclusione. Questa è una forma più semplice per scrivere un costrutto selettivo. Questo è un altro esempio che valutata l'espressione if x maggiore di 0, se risulta true o non 0, ragazzi, vi ricordate che quando vi ho introdotto il concetto di espressione logica, abbiamo visto che tutto sommato anche le variabili logiche, poiché la quantità minima di memoria è un byte che io utilizzo, allora devo decidere che valori ci metto in questo byte. Allora, tipicamente il valore vero è un qualunque valore numerico contenuto in questo registro che sia diverso da 0. Il valore false è associato al valore 0. Quindi, molto banalmente, il mio compilatore guarda il valore di quella espressione. Se è diverso da 0, per lui è true, cioè è valore logico vero. Se è uguale a 0, è valore logico falso. E quindi decide in modo molto semplice se andare a eseguire il primo blocco oppure il secondo blocco. Vi ricordate il linguaggio macchina come facevamo a realizzare questo costrutto? L'abbiamo visto con i salti condizionati e i salti incondizionati, e per conservare la condizione logica abbiamo usato i flag. Quindi i flag rappresentano sempre una condizione numerica. Allora, per valutare l'espressione x maggiore di 0 si fa un load della variabile x, si mette x nell'accumulatore, e se il valore caricato è maggiore di 0 si settano i flag di macchina, quindi il flag z a valore 1, il flag negative a valore 0. Dopodiché le istruzioni di salto vanno a verificare lo stato dei flag e ci fanno saltare il blocco di istruzioni oppure no. Quindi guardate che questo costrutto, che in un linguaggio ad alto livello è un costrutto unico, il linguaggio macchina si traduce in tante operazioni per poter valutare le condizioni, effettuare i salti, eccetera eccetera. Quindi sapere come è fatto il linguaggio macchina vi fa avere ben presente quante operazioni elementari il nostro esecutore deve fare quando deve eseguire questo gruppo di istruzioni. Data l'equivalenza tra true e non zero, io potrei scrivere anche if x. Vi dico questo perché lo trovate molto, ragazzi. I programmatori in linguaggio C++, in generale i programmatori, preferiscono utilizzare le espressioni quanto più sintetiche possibili. È un po' come in molti linguaggi, c'è il linguaggio più aulico, quello che si usa in letteratura, e poi c'è il linguaggio parlato, che invece ha tutta una serie di abbreviazioni. L'inglese è pieno di queste cose. Gli inglesi, per dire want to go, dicono wanna. È una forma semplice, ma nessuno si sognerebbe di scrivere in un articolo wanna. Nel linguaggio parlato si usa alla stessa maniera nei linguaggi di programmazione. C'è la forma più elegante
e poi purtroppo delle forme sintetiche che la sintassi del linguaggio permette. Allora, dal mio punto di vista, quando si scrive un programma bisognerebbe cercare di essere quanto più elegante possibile, perché se io riprendo questo codice in mano dopo un po' di tempo, se non l'ho ben documentato, se non l'ho scritto in maniera chiara, poi mi risulta più difficile ricordarmi che cosa ho fatto. Purtroppo questo non sempre succede. Allora, poiché voi utilizzerete spesso poi nella vostra vita professionale gruppi di istruzioni, cioè funzioni che qualcun altro ha scritto per voi, se dovete leggerne e capirne il significato, tenete conto che più delle volte troverete delle forme molto sintetiche. Allora, io è chiaro che preferisco l'istruzione scritta così, perché questo rende proprio chiaro qual è la condizione, ma questa forma è equivalente a scrivere così. If x, allora, se nella variabile c'è scritto un valore diverso da 0, io posso scrivere if x diverso da 0, oppure posso scrivere direttamente if x, perché chiaramente se il valore è uguale a 0 la condizione viene assunta false, perché una variabile booleana è falsa se è uguale a 0, è vera se è qualunque numero diverso. Allora io posso scrivere in tutti e due i modi. Qual è quello più chiaro? È molto meglio scrivere così. Però non vi illudete, nel codice che troverete già bello e fatto troverete una roba scritta così. Quindi dovete cominciare a diventare anche familiari con queste espressioni un po' sintetiche. Andando avanti con il linguaggio, vi farò vedere che i programmatori in C++ scrivono forme estremamente compatte. Vi faccio un esempio. Allora, qui c'è tanta roba messa tutta insieme. Allora, tutta questa roba che cosa deve rappresentare? Tutto quello che c'è tra le due parentesi del if, che cosa deve rappresentare? Un'espressione logica. Cioè tutta questa roba deve essere vero o falso. Però qui c'è scritto questa prima parte qua, è un'istruzione di assegnazione, cioè qua si prende il contenuto della variabile y e si mette in memoria l'indirizzo della variabile x, ma l'operatore di assegnazione fa anche un'altra cosa e lo dovete considerare alla stregua di una funzione. Lui non solo fa questa operazione, ma restituisce proprio come una funzione il valore della variabile assegnata alla variabile x, cioè va in memoria all'indirizzo della variabile y, prende questo valore, lo va a scrivere in memoria all'indirizzo della variabile x e proprio come se fosse una funzione mi restituisce il valore assegnato. Quindi se in memoria all'indirizzo della variabile x è scritto il valore 27, all'indirizzo della variabile y e all'indirizzo della variabile x c'è un valore che è quello che è, quando il mio esecutore comincia a eseguire questa espressione, prima va in memoria all'indirizzo della variabile y, prende questo valore, lo copia nella variabile x e mi restituisce il valore 27. Questo valore lo vado a confrontare con la variabile k, cioè vado in memoria all'indirizzo della variabile k, supponete che qua ci sta scritto 40, prendo questo valore, lo confronto con il valore 27, è vero che 27 è minore di 40? Sì, l'espressione logica è vera.
Allora, tutta questa roba come poteva essere fatta in modo più elegante? Usavo una variabile di appoggio, no, potevo fare prima x uguale y, poi avrei scritto if x minore di k, fai tutti i testi. Questa è la forma più elegante. Ma i programmatori fanno questo. Quindi ho preso tutto insieme e l'ho scritto tutto in questa espressione. Ragazzi, quale che sia il risultato di questo test, questa roba viene comunque fatta. Cioè la variabile y viene assegnata alla variabile x. Poi si fa il test, se è vero eseguo questa roba, se no non faccio niente. Quindi queste due forme sono del tutto equivalenti. Però qua ho usato due statement diversi. Questo è uno statement, diciamo, sequenziale. Questo è uno statement condizionale. Qui ho buttato tutto dentro in un'unica forma. Purtroppo troverete molto di frequente queste forme nei programmi, e allora è il caso che io ve le faccia vedere anche a lezione, così se vi imbattete in queste cose non rimanete sorpresi, perché seguendo la sintassi standard, guardando questa roba, si può rimanere perplessi, perché ho usato una catena di istruzioni. È un po' come dire, io posso scrivere direttamente perché tutta questa roba funziona, perché eseguo questa prima istruzione, vado in memoria all'indirizzo della variabile d, prendo il valore, lo copio all'indirizzo della variabile c. Ma tutta questa roba è come una funzione che mi restituisce il valore assegnato. Questo valore lo assegno alla variabile b, cioè vado in memoria all'indirizzo della variabile b e scrivo questo valore. Ma questo operatore a sua volta una funzione che come risultato mi restituisce il valore assegnato. Vado in memoria all'indirizzo della variabile a, assegno e ho completato l'istruzione. Qua qual è la forma più elegante? A uguale b, a uguale c, a uguale b, b uguale c, c uguale d. Cioè questo valore lo devo assegnare a tutte le variabili. Quindi avrei potuto scrivere, scusatemi, a uguale d, b uguale d, c uguale d, facendo tre istruzioni. I programmatori ne fanno una sola, facendo una catena di assegnazione. Queste cose le troveremo spesso nei programmi. Le istruzioni if possono anche essere usate in sequenza, costituendo una catena di if innestati. Allora, occorre comunque fare attenzione ad alcune cose. Allora, prima di andare avanti in questo esempio, sul quale poi tra un attimo mi direte come vanno eseguite, come va eseguito quest'if, vorrei sottolinearvi però l'importanza del costrutto if innestato. Allora, per farvi capire questa cosa, proviamo a prendere ancora una volta il semplice programmino per il calcolo delle equazioni di secondo grado. Allora, abbiamo detto che la prima cosa che devo fare è calcolo il discriminante. Poi qua c'era, se il discriminante è maggiore o uguale a 0, questo è il simbolo per scrivere maggiore o 0 in C++, che devo fare? Qui c'è un'ulteriore distinzione, perché quando il discriminante è uguale a 0,
faccio una cosa, quando è diverso da 0, quando è maggiore di 0 ne faccio un'altra. Allora qui dovrei far partire un altro costrutto selettivo, e quindi qua scrivo if d uguale uguale 0, allora stampa soluzioni reali coincidenti, else soluzioni reali distinte, e è finito questo blocco qua. Poi qua c'è l'else e comincia il calcolo delle soluzioni complesse con i vari. Allora, notate questi due if, si dicono innestati perché questo if è più interno a quest'altro, cioè è un'ulteriore distinzione da fare nel caso in cui questa condizione diventa vera. Allora, gli if innestati possono anche avere più livelli, in inglese di nesting, cioè di costrutti che sono innestati gli uni negli altri. Il senso è, fai un'ulteriore distinzione se questa condizione più generale è diventata vera. Più vado all'interno del costrutto if, più sto facendo ulteriori distinzioni se questa condizione è risultata vera. Quindi da una parte abbiamo i due blocchi in alternativa, ma se questo è vero abbiamo ancora due blocchi che vanno eseguiti in mutua esclusione. Più innestiamo i costrutti if e più abbiamo condizioni, diciamo, subordinate a questa di partenza. Tutto questo viene eseguito se e solo se è vera questa condizione. Allora ragazzi, questo blocco di istruzioni qua, quando è che viene eseguito? Cioè, se è vera questa condizione e è contemporaneamente vera quest'altra condizione. Quindi, ogni volta che vado in un if innestato, il blocco viene eseguito se sono in end tutte vere le istruzioni, le espressioni logiche che si trovano nei vari costrutti. Allora, questo per farvi capire come queste forme innestate siano effettivamente utili quando scriviamo dei programmi. Però ci sono delle cose a cui prestare attenzione. Guardate questo esempio. Secondo voi il nostro povero compilatore che cosa ne capisce leggendo questa roba? Allora, questa istruzione y uguale 0, quando va eseguita? Secondo voi? Quando? Allora, per come sta scritta così, nelle intenzioni del programmatore c'era di mettere questo else scritto così. Cioè, qui voleva indicare questo, ma qui qual è l'ambiguità? Io so, potrei pensare due casi. C'è un if esterno semplice che mi esegue un if else al suo interno. Cioè, se x è minore di 0, io mi chiedo, se x è uguale a meno 1, fa y uguale a 1, altrimenti fa y uguale a 0. Quindi in questa interpretazione, essendo y questo else, cioè essendo tutto il costrutto innestato, vedete l'ambiguità è questa. Io scrivo if x è minore di 0. Questo è l'if esterno. Quindi potrei immaginare che tutto quello che sta scritto qui dentro
viene eseguito se è vera con queste condizioni. Se non è vera, salto direttamente qua e non faccio niente. Dentro quest'if c'è un if else, cioè if x uguale uguale meno 1, fai y uguale a 1 e questa è la parte del, else y uguale a 0. Quindi tutta questa roba qua si trova innestata in quest'if. Allora, quando è che vengono eseguite queste due cose? Se x è minore di 0 e x è uguale, è diverso da meno 1. Questa viene eseguita se x è minore di 0 e x è uguale a meno 1. Ma io potrei anche indicare un'altra cosa. Potrei indicare che quell'esterno è un if else. Allora, se la condizione è vera, esegui questo, altrimenti esegui questo qua, esegui y uguale a 0. Allora, quando è che eseguo questo? Semplicemente quando x è maggiore o uguale a 0. Qui dentro c'è un if semplice che è solo questa roba qui. Allora, il nostro povero compilatore che deve fare? Vedete, lui sa quello che deve fare perché ci sono delle regole sintattiche molto precise. Però il punto qual è? Che se io guardo questo programma, mi sembrano plausibili sia questa interpretazione sia quell'altra. Allora, come si risolve il problema? Uno va a prendere il manuale e guarda che cosa prevede la sintassi come regola di priorità sugli operatori e risolve il problema. Ma questa cosa è diciamo un poco è più complicata per il programmatore. Se io volessi rendere chiaro quello che sto facendo, mi basterebbe marcare tutto il blocco con delle parentesi graffe. Se io voglio che tutto questo sia uno statement innestato, metto parentesi graffa qua e non c'è più ambiguità. Allora, l'invito che vi faccio è questo. Se quando volete rendere esplicito, chiaramente questa forma dice che, dato che all'interno di questo costrutto if non ci sono le parentesi graffe, questo viene assunto come statement elementare e viene fatto nel caso che la condizione è vera, questo nel caso che la condizione è falsa. Però io mi trovo molto spesso programmi fatti da voi dove ci sono delle condizioni sbagliate, cioè basta che uno nello scrivere questo else invece di allinearlo qui lo allinea a quest'altro if e ha la sensazione di aver scritto tutto questo all'interno di questa condizione, ma non è vero, perché se non ci metto le parentesi graffe il compilatore interpreta correttamente il costrutto in questa forma. Allora, qual è l'invito? Metteteci la parentesi graffa, così risulta più chiaro a tutti quello che uno vuole fare, dato che qui è effettivamente ambiguo come forma, anche se la sintassi è chiara per il compilatore, se non ci stanno le parentesi graffe, questo viene fatto se x è maggiore di 0, questo nel caso contrario. Quindi questa è la forma che viene eseguita, perché questo viene preso come statement elementare. Se ci mettete le parentesi graffe rendete tutto più semplice e anche voi, quando vi riguardate il vostro codice, avete meno difficoltà a capire quello che voi stessi avete scritto. Come esempio, uno può provare a rispondere a queste domande e a capire se se ha interpretato in maniera corretta. Vedete? Queste due forme sono esattamente la stessa cosa. Ragazzi, per il compilatore, il fatto che avete messo un tabulatore e avete allineato
l'S lì sotto è trasparente, cioè la prima cosa che fa il compilatore è toglie tutti gli spazi, quindi compatta la stringa perché per lui gli spazi sono insignificanti. Lui va a guardare i simboli, si aspetta che dopo lì c'è una parentesi tonda aperta e una parentesi tonda chiusa. Quello che c'è scritto lì dentro è uno statement, lo esegue, punto. Che ci stanno spazi, questi servono a noi per migliorare la leggibilità, ma non servono al compilatore. Questi sono tutti i casi che abbiamo visto nei quali noi dobbiamo a un certo punto del nostro programma scegliere tra una o due alternative. Ma potrebbe anche verificarsi il caso che io debba scegliere tra un numero di alternative maggiori. Vi faccio un esempio. Supponete che io in una linea di produzione ho letto il valore di un certo parametro, quindi che mi misura la qualità del prodotto che quella linea sta tirando fuori. Ora, a seconda del valore di questa misura, io posso decidere che la produzione sta andando bene, posso decidere che che sta iniziando una condizione di alterazione della mia produzione. Posso decidere che questo valore è un valore pericoloso e faccio scattare un allarme. Posso decidere che la cosa è talmente pericolosa che devo bloccare la linea di produzione immediatamente. Quindi è come dire, ho calcolato questo parametro e sulla base del valore di questo parametro mi trovo a poter scegliere più alternative diverse. Tutto va bene. Sta iniziando una condizione pericolosa, attivo un allarme per far venire un operatore che controlla la linea, la situazione è molto pericolosa, bando in blocco la linea. Vedete, mi trovo a questo punto che ho calcolato questo valore, devo scegliere tra più alternative. Se avessi solamente dei costrutti if semplice o if else, come la faccio questa cosa? Dovrei dire, per esempio, se il valore del mio parametro è nel primo range, allora tutto a posto, fai questo. Altrimenti, se è nel secondo range, fai questo. Altrimenti, se e quindi ho una serie di if innestati l'uno con l'altro. Vi faccio un altro esempio più vicino alla nostra vita accademica. Voi sapete che in base al punteggio alla medio degli esami avete un certo numero di punti assegnati per calcolare il voto finale di laurea. Allora, inventiamoci un algoritmo adesso. Diciamo che se la media è compresa tra 18 e 20 avete 0 punti, se è tra 21 e 23 avete 1 punto, se è tra 24 e 27 avete 2 punti, se è tra 28 e 30 avete 3 punti. Allora, io ho calcolato il valore medio M. Ora voglio calcolare quanti punti mi vengono assegnati. Che devo fare? Allora, posso dire, se M è maggiore o uguale a 18, and, o meglio, usiamo i simboli, and M è minore o uguale a 20, quindi se la mia media è compresa tra 18 e 20, allora ho che il punteggio aggiuntivo è uguale a 0. Else,
questo, che devo fare? Devo usare un if innestato, quindi dentro questo else c'è tutto quello che succede se questo non è vero. Però se questo non è vero, mi devo chiedere se m risulta strettamente maggiore di 20, ma m risulta minore o uguale a 23, allora vuol dire che p è uguale a 1. Else, tutto quello che devo fare, e qui c'è un altro if, quindi vedete che stiamo facendo una catena di if innestati in tutte le condizioni else. E questo è quello che io posso certamente fare. Questa forma è molto complicata, perché più si va dentro, devo stare ben attento alle parentesi graffe, a ricostruire esattamente con le parentesi graffe esterne, a chiudere tutti questi blocchi. Ragazzi, vi dico per esperienza, più di, ho cominciato a programmare quando ero studente nel 1980-81-82, poi ho lavorato in azienda quando ho fatto la tesi, abbiamo lavorato sviluppando codice con migliaia di righe di codice. Ragazzi, se un if comincia in questo blocco, ma questo blocco ha 200 istruzioni, e vi scappa una parentesi graffa, impazzite, perché andare a ritrovare il punto esatto in cui metterla quando il codice è molto grande, c'è da impazzire. Allora, queste forme sono corrette, va benissimo, però basta che uno si dimentica di chiudere il livello di una parentesi e il compilatore d'errore, perché lui fa il conto delle parentesi graffe aperte, quello delle parentesi graffe chiuse, se non coincidono da un bel errore, e poi sono problemi nostri come programmatori. Allora, nel linguaggio si è sviluppata l'idea di dire, vabbè, ma in fondo questa roba che cosa mi dice? Se questo è vero, fai questo, altrimenti se questo è vero fai quest'altro, altrimenti. Allora, ogni condizione quando è che viene eseguita logicamente? Cioè la condizione P uguale 1 quando è che viene eseguita? Ragazzi, solo quando è vero questo, e sono evidentemente false le altre, perché deve essere falso questo, vero questo, e poi dentro c'è qualche altra cosa che non mi interessa verificare. Quando arrivo alla fine di tutti questi, l'ultima cosa che seguo, quando è che avrò 3 punti? Quando la media sarà compresa tra 28 e 30. Allora, piuttosto che metterli in questa forma, i progettisti hanno detto, ma dato che questa è la situazione, se io scrivessi direttamente così, vedete, in questa forma, invece di avere tutti i blocchi innestati, io ho un costrutto che si chiama if, else if, else if, e quindi è come se tutte queste condizioni le stessi portando allo stesso livello. Questo costrutto è molto semplice, perché uno guarda le varie condizioni, non appena una diventa vera, viene eseguito quel blocco di istruzioni e tutto il resto si interrompe.
la forma è if, espressione, istruzione o istruzioni, else if un'altra espressione, else if un'altra espressione. Poi c'è l'ultimo else che mi individua un blocco di istruzioni che va eseguito se nessuna di quelle espressioni logiche che sta sopra è vera. Allora, guardate, questa forma è molto più semplice. Ragazzi, questo che sta scritto qua lo posso fare con un linguaggio che ha solo il costrutto if. Allora, vi chiederei di fare come esercizio provare a scrivere questo algoritmo utilizzando solo il costrutto if, utilizzando il costrutto if else, utilizzando il costrutto if else if else if. Vi renderete conto che potete fare tutto come ci dice la teoria, perché sappiamo che basta un linguaggio che ha un solo costrutto selettivo, può fare tutto. Però vi renderete conto di come è molto più semplice scriverlo così piuttosto che scrivere quella roba di costrutti innestati uno di seguito all'altro, che aumenta molto il rischio di errore. Vabbè ragazzi, fermiamoci qualche minuto e poi andiamo.